Siamo su Torino Nuova TV per il nostro appuntamento settimanale. Oggi parliamo con l'ingegnere Fabio Scionti, già sindaco di Torino Nuova, e parliamo ovviamente di Torino Nuova. Allora, ingegnere, le elezioni sono state fissate ufficialmente, si voterà il 20 e il 21 settembre per le elezioni amministrative e l'eventuale ballottaggio sarà il 4 ottobre. Io le chiedo, cosa farà lei? Cosa farò io? Diciamo che la risposta ormai è quella che il progetto che è iniziato 5 anni fa, il progetto 5 anni fa di Torino Nuova Cambia, non ha mai perso forma, ha continuato con e senza, voglio dire, Fabio Scionti, proprio perché anche nei mesi post scioglimento per sfiducia si è continuato a ragionare. Quindi la sintesi che stiamo trovando è quella di una continuità all'amministrazione, proprio perché abbiamo reputato, insieme a tutto il gruppo, insieme a chi compone questa che ha composto l'amministrazione, non solo le parti politiche, che sia la strada giusta per continuare, non interrompere un percorso virtuoso che era iniziato nella città di Torino Nuova. Appunto, lei, io ricordo quella famosa notte di novembre del 2015, quando arrivarono i risultati delle ultime sezioni scrutinate, lei vinse l'elezione nei confronti dell'avvocato Roy Biasi per un distacco di quasi 200 voti, e appunto ha vinto con la lista Torino Nuova Cambia, composta da PD, Impresa Calabria, Comitato Civico Scionti, Sindaco, a testa alta, Riparte il Sud e l'UDC. Cosa resta di questa coalizione? Diciamo che di questa coalizione diversi pezzi, voglio dire, sono andati via, ma come sigle politiche, tante persone, io dico, e che poi quello che forma, sono rimasti, non ci sarà l'UDC, ma voglio dire, tanti pezzi di quella compagine anche politica è presente ancora, come tra virgolette, non è giusto dirlo, normale, lungo un percorso non si condivide tutto, ma la sfiducia nasce proprio da questo, proprio perché alcuni non hanno condiviso scelte da noi fatte corrette, però che loro hanno reputato sicuramente non idonee al loro modo di agire, al loro modo di amministrare. Diciamo, e questo diciamo, è sotto gli occhi di tutti, dei cittadini di Torino Nuova, la sua vittoria ha sviluppato tante energie e c'erano molte aspettative da parte della popolazione di Torino Nuova, anche perché si voleva lasciare alle spalle il periodo buio dal punto di vista amministrativo a Torino Nuova, ricordiamo lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazione mafiose. E diciamo pure che la sua amministrazione ha iniziato in modo dirompente, possiamo ricordare i primi eventi, per esempio il Festival del Torrone nel 2016, che è stato un successo clamoroso, ricordiamo la prima edizione di Torino Nuova Legge nel 2017, che ha richiamato tanti scrittori ma tanta gente soprattutto, e ricordiamo che però lei in quell'anno, nel 2017, ha vissuto una vicenda personale, perché ha subito un attentato un attentato all'auto di sua moglie, mi pare. Lei e la sua famiglia come ha vissuto quel momento drammatico? Allora, io prima voglio dire, lei ha citato alcuni eventi che fanno parte di uno spirito amministrativo e di una scelta politica forte, che è quello della rinascita culturale della città di Torino Nuova. Noi il Festival del Torrone, Torino Nuova Legge, gli eventi culturali che abbiamo organizzato, che sono stati tantissimi, li chiamavamo sempre progetti culturali, proprio perché non era, io dicevo sempre, la fiera del Torrone, bensì era una promozione di un'identità, di un territorio. Quindi voglio dire, questo è un percorso forte, un qualcosa di forte che noi come amministrazione abbiamo fatto in tutti i 4 anni e non solo all'inizio. Poi ci sono gli eventi diciamo principali che sono stati, si sono raccordati con Torino Nuova Legge, Festival del Torrone, ma la fiera, la festa dell'arte pasticcera, insomma, quindi sono tantissimi gli eventi che noi abbiamo fatto sotto questo aspetto.
aspetto. Accanto a questa rinascita culturale c'è stato un evento che ci ha riportati indietro nei tempi della nostra città, che è quello di un attentato al primo cittadino. Io l'ho vissuto, ma tu, ne ho parlato diverse volte, io, la mia famiglia, voglio dire, un qualcosa del genere sicuramente turba tantissimo, però lì c'è stata anche una scelta che secondo me è fondamentale ed è importante ricordare ogni tanto, che il momento, la scelta più semplice in quel momento, nonostante le difficoltà che io stavo vivendo, ripeto, per quello che ho vissuto anche in famiglia, ripeto, non è una cosa leggera, non trasmetti quello che stai vivendo, però non è una cosa che una famiglia può vivere leggera, però io ho detto sempre che quello è il messaggio di lasciare, che era la cosa più semplice che in quel momento si poteva fare, e da un punto di vista personale forse era quella che mi portava pure, lo posso dire da un punto di vista egoistico, forse più frutti, e era allo stesso momento un messaggio devastante per i giovani, perché allora a Torino non si può fare niente, allora nel sud non si può fare niente, allora in Calabria non si può fare niente, allora la continuità a quell'amministrazione, e non solo di quell'amministrazione, agli eventi negativi, che non è stato solo quello, è stato proprio per far capire che comunque bisogna credere e continuare ad andare avanti per poter veramente cambiare qualcosa. Infatti lei è andato avanti per realizzare il suo programma amministrativo, e ricordiamo che nel 2018 arriva il metano a San Martino e ad Amato, le due comunità hanno un'attenzione forse mai registrata prima. Poi cito altre cose, poi lei mi risponderà. Maggio 2018 la seconda edizione di Torino Nuova Legge, con un successo ancora maggiore rispetto all'anno prima. Ricordiamo l'iniziativa sul modellismo ferroviario e il grande dibattito sulle Taurenzi. Ricordiamo poi che lei inaugura nel 2018 proprio la Casa della Partecipazione, dove noi siamo ospitati come Torino Nuova TV, quindi un'attenzione importante e maggiore rispetto alle comunità di Torino Nuova. Io questa lei ha citato proprio il termine comunità, è un termine che io ho utilizzato dal primo giorno della mia campagna elettorale, non le ho mai chiamate frazioni, proprio perché la frazione mi dava il senso, anche noi siamo un qualcosa al di sotto del centro urbano di Taurianova, allora era proprio quello il senso della comunità. E come ha detto bene, l'investimento che questa amministrazione ha fatto nelle due comunità di San Martino e Amato forse mai nessuna amministrazione ha fatto prima, perché di metano ne hanno parlato per 40 anni in tutti i palchi i candidati a sindaci, noi siamo coloro i quali hanno portato il metano, cioè, ci sono già famiglie collegate al metano a San Martino, la stessa cosa so che sta andando avanti per Amato, era già l'accordo e il progetto chiuso anche per Amato, ma parlo dell'illuminazione a LED di tutte e due le comunità, non dobbiamo mai dimenticarci che la comunità di San Martino dopo 8 mesi si è riappropriata della scuola nuova, solo dopo 8 mesi, una scuola chiusa per più di un decennio, e tutti i ragazzi sono stati riportati in un luogo decente dove gli abbiamo ridato, come è normale, per me non è normale, la palestra ai ragazzi di San Martino e ai ragazzi di Amato, perché la stessa cosa è stata fatta ad Amato. E non dimentichiamoci la Casa della Partecipazione, con segnale forte del senso di comunità delle associazioni, ma ancora di più in questa, se lei quando entra in questa Casa della Partecipazione, che ripeto era un messaggio fortissimo ed è un messaggio fortissimo di aggregazione e di crescita sociale e culturale di una comunità, vede un campetto in erba sintetica, il primo investimento che ha fatto proprio per darlo ai ragazzi e non dare quel luogo di aggregazione che in queste comunità non c'era. Si va avanti tra dimissioni e contrasti, lei guarda pure alla macchina amministrativa. E lei presenta il piano triennale del fabbisogno del personale con l'immissione in ruolo di diverse precarie, anche questo è un fatto importante. Questo, io dico sempre che uno del il settore il settore del personale è stato quello che ha dato dei frutti, come anche questo mai è successo, ma perché è grandissimo il risultato che si è ottenuto nelle emissioni, che poi dirò pure i numeri, perché si è fatto in un contesto di dissesto, cioè noi siamo riusciti ad assumere 51, ora i numeri sono 32 nuove assunzioni,
più 19, avendo programmato poi altri, gli ultimi 15 LSU. Quindi diciamo che è un numero che mai si era visto in un comune come Taurianova, proprio perché abbiamo lavorato sodo su questo, insieme ai responsabili e ai dipendenti, proprio per sfruttare ogni opportunità che ci ha dato il governo centrale, lo Stato, cioè i resti. Ricordo ancora i ragionamenti che facevamo, vedere ora e sentire ora che abbiamo 12 vigili più il comandante, che abbiamo in questi giorni proprio si è completato la nostra piano assunzionale, dove ha visto 11 nuove assunzioni. Quindi voglio dire, è una di quelle cose di cui questa amministrazione ne va orgogliosa, proprio perché tante altre amministrazioni non lo hanno fatto, non perché non lo potevano fare, ma perché non sono riusciti a ragionare, a studiare, a sfruttare quello che ti veniva offerto dal governo centrale. Inoltre Taurianova non ha dimenticato i suoi figli più importanti. Ricordiamo l'artista Monteleone, che è stato ricordato doverosamente qui a Taurianova, ma ricordiamo anche che il 18 luglio lei ha intitolato una strada al brigadiere dei carabinieri Vincenzo Profilo, martire delle foibe. Vabbè, poi ricordiamo anche il concorso dei Madonnari, e poi ricordiamo anche che la conferenza stampa annuale sul piano del risparmio della spesa energetica, che anche questa è importante, perché lei con questo piano si sono raggiunti dei risultati importanti, ce le può spiegare? Sì, allora per quanto riguarda anche il contesto Monteleone, mi ero dimenticato prima, fa parte di quel processo di crescita culturale indirizzato soprattutto ai giovani. Per quanto riguarda l'efficientamento energetico, lo dico anche questo, il modus operandi di un'amministrazione qual è? Noi entriamo a gestire un comune, tra l'altro in dissesto, provocato anche e soprattutto dalle spese energetiche. Ci siamo affidati tramite un bando a un energy manager e siamo riusciti ad arrivare a risultati che hanno portato circa 800-900 mila euro di risparmi annui sulla spesa energetica. E dicendo cosa? Rinnovando tra l'altro tutta la pubblica illuminazione. Non dimentichiamo che Taurianova è uno dei pochi comuni nella città metropolitana di Reggio ad avere l'intera pubblica illuminazione a LED. Questo ha portato un risparmio energetico di circa 300 mila euro. A fianco a questo, dopo decenni, siamo riusciti ad uscire dalle misure di salvaguardia. Ora non so come la situazione in questo momento, però le misure di salvaguardia succede che se tu non paghi i bolletti, l'Enel ti fa pagare il 30% in più. Nonostante un comune in dissesto, siamo riusciti a dimostrare con il pagamento costante di tutte le forniture energetiche di riuscirlo a fare, e questo ci ha permesso di uscire dalle misure salvaguardia e portare un risparmio energetico di circa 500 mila euro. Ricordiamo che il dissesto non è dovuto alla sua amministrazione, ma è un dissesto ereditato negli anni passati. In ogni caso, diciamo, l'iniziativa della vostra amministrazione va avanti, e poi ricordiamo il ritorno della fanfara dei carabinieri Sicilia l'8 settembre in occasione nel 2019 in occasione della festa della Madonna, perché questa è anche una tradizione, lei ha detto, di Taurianova, e lei ha voluto il ritorno della fanfara qui. Questo della fanfara dei carabinieri è stato un sogno di tutta l'amministrazione, l'abbiamo condiviso con tutta la giunta dal primo giorno che ci siamo insediati, lo abbiamo raggiunto all'ultima festa in cui siamo stati amministratori, e di questo ne possiamo essere orgogliosi, proprio perché quella è una tradizione che è stata ripristinata, cioè portare una banda militare nel palco di Sgarano, che grazie all'associazione Amici del Palco ancora vive ed è un patrimonio di questa comunità, e voglio dire, riuscire a portare quindi il militare. In alto uniforme in quel palco il giorno della festa patronale, quindi una storia che si ricorda e si ripete, è stata veramente un grande orgoglio per tutti noi amministratori, ma ancora di più per tutti noi cittadini taurianovesi che viviamo la festa della Madonna come la cosa più importante che c'è come da un punto di vista emotivo. Ricordiamo che sono passati in questi 4 anni qui a Taurianova grandi artisti, grandi scrittori, tra i quali è giusto ricordare il 1° dicembre la presenza di Franco Arminio, il grande poeta meridionale. Allora, sindaco, ingegnere, qualche altra iniziativa che la sua amministrazione ha realizzato e vuole ricordare?
Allora, sulla Fran Carminio rientra sempre in quell'aspetto e non è l'unico, a Carmine Abate, di quel lavoro che l'assessorato alla cultura ha fatto e abbiamo fatto bene, di promozione culturale. A fianco a questo non posso non dimenticare però il grande scatto in avanti che si è fatto sui servizi sociali, quello è un altro orgoglio che noi portiamo dietro, noi abbiamo strutturato un servizio di servizi sociali, quando siamo arrivati non c'era l'assistenza sociale se non per 18 ore a tempo determinato ed eravamo tra l'altro comune capofila di un distretto sociosanitario. Ricordo ancora la prima riunione della programmazione del piano assunzionale quando io ho proposto non uno ma due assistenti sociali in quel servizio e dopo 4 anni vedere non dietro la porta di un sindaco risolvere i problemi giornalieri che i nostri cittadini purtroppo hanno e sono diversi dagli anziani ai disabili a chi non ha, io dico, nemmeno da mangiare, riuscire ad avere una struttura organizzata non ad alleviare i problemi dei nostri cittadini è un'altra cosa di cui ne siamo orgogliosi, perché accanto a questo sono stati fatti tantissimo lavoro e non dimentichiamoci mai che era un comune che non garantiva continuamente lo scuolabus, i 4 autisti ormai sono a tempo indeterminato a 30 ore, era un comune che non garantiva l'assistenza educativa, noi l'abbiamo garantita dopo la programmazione del primo anno, il primo giorno di scuola, era un comune che non garantiva la mensa ai ragazzi, noi dal primo giorno, in genere il primo giorno noi intendiamo il 1° ottobre, tutti i nostri ragazzi dopo il primo anno avevano la mensa, potevano usufruire di una mensa, tra l'altro agevolata, negli ultimi anni abbiamo fatto il costo zero per chi aveva un ISEE zero, insomma, quindi voglio dire, queste sono cose che non fanno rumore, però sono le cose di cui noi andiamo sempre orgogliosi. Io ho sempre detto che non voglio essere ricordato in quanto ingegnere per le grandi opere che farò a Taurianova, ma bensì per quello che riesco a dare di servizi ai miei cittadini. 4 anni in cui ci sono stati tanti avvenimenti, tanti eventi, un'amministrazione che nonostante tutto è andata avanti, ha realizzato tante cose, è diventato un punto di riferimento nella Piana e nella nostra regione, però sì, ingegneri, il 4 dicembre arrivano le dimissioni contestuali di nove consiglieri e lei non ha più una maggioranza amministrativa. Lei l'8 dicembre incontra i cittadini in Piazza Italia, io c'ero quella sera e ho registrato anch'io una grande amarezza, però lei ha detto delle cose importanti, vorremmo che li ricordasse, che cosa ha detto quella sera? No, quello è uno dei momenti, nonostante è un momento di saluto ai cittadini, è uno dei momenti che ricordo con grande gioia e le spiego proprio il perché. Io ho ricordato, quella giornata non è stata la giornata delle vendette, in genere questo fa chi viene sfiduciato, è la giornata delle vendette, per noi non è stata la giornata delle vendette, per noi è stata la giornata del racconto insieme ai cittadini, facendo capire che chi ha fatto quel gesto che è quello di sfiduciare un sindaco, lasciare una comunità senza sindaco, lasciare una comunità che poi purtroppo ha vissuto anche l'esperienza, l'abbiamo vissuto tutti, Covid, quindi non avere riferimenti politici è un fatto grave, la politica non ti permette queste cose. Io ho sempre detto che il sindaco deve essere giudicato dai cittadini, non da chi per mancanza di cappellini o per mancanza di altro decide di chiudere un'esperienza amministrativa. Il cittadino che non ha un riferimento politico, che sia il sindaco Scionti, ma qualsiasi sindaco, che sia un sindaco, è un cittadino che si trova, tra virgolette, diciamo, spaesato, non mi viene il termine giusto in questi modi. Allora quello è una responsabilità grave, è un marchio che viene lasciato, cioè chi firma una sfiducia secondo me è un marchio grave, cioè tu sei marchiato che hai sfiduciato un sindaco non per motivi, perché tra virgolette noi possiamo dire che in 8 mesi oggi, 7, 8 quanto sono, non ho mai sentito uno dei 9 consiglieri scrivere un qualcosa contro o che non andava, non in questi mesi, ma anche che ha fatto prima, cioè sono entrati nell'anonimato più assoluto e questo dispiace e quindi questo è un qualcosa di grave. Accanto a questo vedere in quella serata una partecipazione
forte, di persone che hanno anche, le ho visti quando sono venuti a salutarmi, la lacrima, nel senso che veramente ti dici forse qualcosa comunque ha lasciato questa amministrazione. E io dico sempre, come ho detto alla fine, il cielo sarà sempre più blu, questa era la conclusione, dicendo che, e mi ricollego alla prima domanda che lei mi ha fatto, che Tauria Nuova Cambia non è stato un qualcosa che scompare, perché Tauria Nuova Cambia porta avanti dei valori forti, e lo ha dimostrato sul campo, subendo, uno dei passaggi più belli, ricordo, ci siamo fatti polvere, siamo stati massacrati, per il nulla, però noi abbiamo continuato fino all'ultimo momento. Io ne avevo tantissime possibilità di lasciare, ma a me avevano dato un mandato i cittadini e io lo devo onorare fino all'ultimo momento. Sono altri che non hanno onorato il proprio mandato, e quindi questo mi fa dire: quei valori non si sono persi, quei valori ci sono ancora, quei valori li ho visti il 9 dicembre, per dire il 5, nei cittadini, nel cittadino che per strada mi ferma e la prima cosa che mi dice, mi fa: sindaco, mi raccomando, non bisogna mollare, ma non in quanto, ripeto, sindaco Fabio Scionti, ma quanto portatori di un'esperienza, secondo me, unica per la città di Tauria Nuova. Allora, nella politica amministrativa, diciamo, nella politica locale c'è una grande confusione, dove si vota è sempre così, e c'è una grande confusione all'interno del centro-destra locale. Escono nomi di candidati, di liste e così, ma concretamente sembra che non ci sia niente. Io le voglio chiedere questo, ingegnere Scionti: lei riuscirà a ricompattare tutto il centro-sinistra? Ma di questo è stato chiaro dal primo momento anche il centrosinistra stesso. Io ricordo ancora il comunicato del Partito Democratico del 5 dicembre, ricordo le persone, vedo le persone, che si rifanno ai valori del centrosinistra, ma ancora di più non dimentico l'ultimo comunicato fatto anche, non è solo di sinistra, ma comunque dell'AMPI. Quindi ci sono tante cose che sulla questione centrosinistra c'è una compattezza, poi se è in maggioranza o meno questo non lo so dire, quindi voglio dire, sul centrodestra non entrerò mai in merito ai problemi o cose buone degli altri, quindi spetta a loro e agli altri decidere se è quello che fare. Siamo in conclusione, io vorrei chiedere questo. I cittadini di Tauria Nuova aspettano di sapere, vogliono sapere che cosa succederà il 20 di settembre, vogliono un'amministrazione che operi, che funzioni, vogliono la risoluzione dei loro problemi, perché il commissariamento di un comune non è una cosa, diciamo, una bella cosa per i cittadini. Quindi io vorrei che lei lanciasse, diciamo, un saluto e un invito ai cittadini di Tauria Nuova in vista delle prossime elezioni. L'invito, io non faccio mai invito, votate, non votate. Io penso che comunque chi ha voluto vedere ha visto come ha operato questa amministrazione, questo gruppo di persone. Ci sono stati tanti problemi, io non dobbiamo mai dimenticarci, vado pure io poi alle conclusioni, che accanto a tantissimi problemi politici che ha avuto questa amministrazione, non dobbiamo nasconderci, sono stati tanti, dal primo giorno, dopo 20 giorni c'è stato già il primo consigliere che si è allontanato, insomma, quindi voglio dire, ne abbiamo superati tanti, ma accanto a questo c'è stato sempre un'attività amministrativa non indifferente. Guardi, io lo avvertivo non a Tauria Nuova, ma quando uscivo da Tauria Nuova, per chi ci seguiva da lontano e chi vedeva quello che è Tauria Nuova oggi. Tauria Nuova, non dimentichiamoci, da un punto di vista di servizi, cioè di opere, che abbiamo parlato poco, ma voglio dire, non dobbiamo dimenticarci opere come la Tiberio Condello, che per 40 anni tutti hanno detto ed è stata realizzata, cioè questo, la scuola del secondo circolo, che i lavori sono in corso, ma tutti i tratti fognari, gli investimenti che non sono stati completati ma che sono in corso d'opera riefficientamento idrico della rete idrica della città di Tauria Nuova, il palazzetto dello sport, che in questo momento io non
so, ma era già stato affidato alla ditta l'inizio dei lavori, quindi accanto a questo sono tantissime le attività, anche le opere che noi abbiamo fatto, e allora quello spirito, io dico, i cittadini sapranno scegliere cosa ha fatto l'amministrazione e quanto di buono ci è stato messo in quell'attività, e quindi io spero che questo gruppo comunque venga premiato, perché è importante dare continuità soprattutto per vedere crescere la città. Chiudo dicendo che questo è un altro messaggio, secondo me, che è importante lanciare. In tanti mi dicono, giovani soprattutto, che Taurianova negli ultimi 2 anni, soprattutto in questo periodo, è molto viva, quindi la cosiddetta movida è molto frequentata, tant'è che tantissimi giovani, io sono padre di figli diciottenni, quindi ne parliamo a casa, e dice Taurianova è cresciuta. Questo è un altro atto fondamentale che l'assessorato alle attività produttive, l'assessorato alla promozione culturale, grazie al progetto Trentellone, ha permesso di fare gli investimenti giusti ai commercianti, voglio dire, e i frutti si vedono, infatti si sono già visti l'anno scorso, cioè vedendo a realizzare dehors che possono rimanere lì, grazie, cioè quello che si sta facendo oggi con delle leggi speciali, comunque potendo aiutare il post-Covid, noi l'abbiamo anticipato, fatto due anni fa, e oggi, ripeto, si vedono i risultati, perché attività storiche taurianovesi hanno investito in altro, creando quel movimento che oggi è frutto, ripeto, anche di una azione illuminata. Io quando mi sedevo con i miei assessori, e loro lo possono dire, non ho mai parlato di piccola clientela, ma dicevo sempre a loro, dobbiamo programmare, dobbiamo guardare lontano, e allora noi vogliamo vedere questa Taurianova, ce la stiamo già immaginando come sarà tra 10 anni, e per vederla tra 10 anni in modo diverso servono altri anni seri di lavoro. Per vederla da 10 anni bisogna anche essere in campo, noi ci auguriamo che lei possa scendere in campo nelle prossime elezioni amministrative. Sono d'accordo che la movida giovanile è il segnale della vita anche di un paese. Taurianova è vero, è cambiata, bisogna essere onesti, aveva attraversato periodi difficili, adesso è ritornata ad essere una bella cittadina. Quindi un ringraziamento all'ingegnere Fabio Scionti per questo incontro, un ringraziamento al nostro regista Pino Battista, un ringraziamento al nostro direttore Luigi Mamoni, e un saluto ai nostri telespettatori. Grazie. Arrivederci.